Allora, quello che ci occorre per realizzare questa maglia è del cotone. Io vado ad utilizzarne due tipi. Uno che è questo qui, è il cotone surf, che come vedete fa una specie di bouclé come lavorazione. È una specie di ricciolino un po' particolare, appunto, che assomiglia al bouclé. E poi assieme vado a inserirci questo cotone lilla con cui andrò a fare tutta la parte, diciamo, superiore dello scollo delle maniche. E ho scelto questo colore perché si abbinava a questo filo lilla che c'era qui all'interno. Secondo me era perfetto e si abbina tantissimo, un abbinamento proprio fatto ad hoc. E inoltre il lilla è un colore che quest'estate anche ci siamo ritrovati parecchio e quindi appunto vado a sfruttare la tendenza con anche i due cotoni. È un colore che anche a me piace molto, quindi questo è il motivo della scelta. Vado a lavorare il tutto con un uncinetto 3,5. Sono gomitoli entrambi i cotoni da 50 grammi. Questo qui ha 125 metri, invece questo ne ha 85. Faremo la maggior parte della maglia, quindi diciamo tutta la parte inferiore con questo cotone qua e poi un motivo lavorato invece con questo che andremo a cambiarlo, a fare lo scollo. Vi ricordo che tutto il materiale, quindi tutti questi filati, li potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Per iniziare prendiamo subito l'uncinetto, abbiamo fatto il nostro cappio e iniziamo avviando una serie di 74 catenelle. Questa misura di questa lunghezza di catenella che vi ho indicato è la misura che va da un fianco all'altro, quindi non fa il giro tutto attorno, ma prende la metà della vita, quindi della larghezza fianchi, da un fianco all'altro. Quindi sapete regolarvi che questo filo, questa serie di catenelle che abbiamo iniziato, deve arrivarvi da un fianco all'altro, altrimenti potete aggiungere maglie oppure toglierne per adeguarlo alla vostra taglia. Detto questo, andiamo a fare tutte maglie alte, mezze maglie alte, una mezza maglia alta per ogni catenella sottostante. Quindi le prime due fanno già il primo punto, punto nella terza catenella all'indietro e vado a lavorare la prima mezza maglia alta e così via. Per tutte le maglie sottostanti. Proseguiamo in questo modo. Una volta arrivati al termine del giro, voltiamo il lavoro, facciamo 2 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta e dopodiché torniamo a lavorare una mezza maglia alta per ogni punto sottostante. Quindi lavoriamo le maglie così come si presentano e dobbiamo andare a lavorare una serie di maglie, diciamo così, senza fare né aumenti né diminuzioni. Io ho calcolato per circa 40 centimetri, che è la lunghezza, diciamo, dal fondo della maglia fino a sopra il seno. Per sapervi regolare anche voi di quanto va alto, io per me ho misurato e 40 cm sono sufficienti. Poi a me le maglie non piacciono molto corte, quindi io la faccio anche un pochettino lunga, altrimenti se la volete più corta potete misurare col centimetro e farne anche meno. Quindi proseguiamo così per tutto questo giro, arrivati al termine anche di questo giro, volteremo di nuovo il lavoro e andremo avanti appunto per 40 cm di lavorazione. Allora, guardate, ho realizzato 2 pannelli di maglia, mezza maglia alta, lavorando mezza maglia alta e in totale ho misurato che la lunghezza che io ho scelto è pari a 40 cm. Ripeto, poi potete fare più o meno giri per regolarvi in base a quanto volete lunga la maglia. A me non piacciono molto corte, perciò l'ho fatta di 40 centimetri. Tenete conto che diciamo qui arriva diciamo sopra il seno e dopo ci sarà il motivo con l'altro cotone, quindi per sapervi più o meno regolare. Fatto ciò e dopo aver realizzato i 2 pannelli uguali, uno per il fronte e uno per il retro, andremo a cucire, a fare la cucitura qui sui fianchi per unire i 2 pannelli. Infatti io qui ho già preso il mio filo con l'ago.
e andiamo a fare la cucitura. Quindi sovrapponiamo perfettamente i due pannelli in questo modo e con l'ago passiamo attraverso le maglie. Vedete che prendo quelle di entrambi i pannelli e ci passo il filo. In questo modo andiamo a mascherare la cucitura, che quando andremo ad aprire la maglia si vedrà pochissimo e non ci saranno costine in rilievo, ma semplicemente la nostra cucitura. Quindi questo è il risultato che dobbiamo ottenere, dove vedete che non abbiamo nessuna costina in rilievo. Per questo andiamo a cucirla con l'ago e non a unirla con l'uncinetto. Quindi dobbiamo unire tutto questo lato e tutto l'altro lungo tutta, diciamo, la lunghezza del nostro pannello, ok? Per quanto riguarda la lavorazione della nostra manica, dobbiamo iniziare facendo il cappio e avviando una serie di 42 catenelle. Voilà, 42 catenelle, adesso andiamo a farne altre due che sostituiscono il nostro primo punto, mezzo punto alto. Dopodiché puntiamo nella quarta catenella contando all'indietro, quindi 1, 2, 3, puntiamo nella quarta e andiamo a fare una mezza maglia alta. Così. Dopodiché andiamo a puntare nelle catenelle successive e per ognuna di esse andiamo a fare una mezza maglia alta. Arrivati al termine del giro andiamo a fare 2 catenelle, voltiamo il lavoro e lavoriamo di nuovo i punti così come si presentano, facendo una mezza maglia alta per ogni punto sottostante, e in questo modo dobbiamo andare a lavorare tutto questo secondo giro e tutto il terzo giro. Quindi dobbiamo fare in totale altri 2 giri dove lavoriamo i punti così come si presentano, facendo una mezza maglia alta per ogni punto. Ok, quindi proseguiamo così per tutto questo giro, per tutto il successivo. Allora, realizzati tutti e 3 i giri, ho già voltato il lavoro per iniziare il quarto giro, dove andiamo a fare 2 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta. Dopodiché saltiamo il punto successivo, quindi non andiamo a farlo, saltiamo un punto e andiamo a puntare direttamente nel terzo punto. In questo modo facciamo una diminuzione qui all'inizio, vedete che la maglia già si piega perché dobbiamo andare a creare una stondatura della manica, ok? Quindi vedete che già otteniamo questo arrotondamento. Adesso proseguo senza più saldare punti a lavorare le maglie così come si presentano fino ad arrivare alla fine, dove vi farò vedere che dobbiamo saltare un punto anche prima di finire il giro, ma per tutto il resto proseguiamo senza diminuzioni. Allora, guardate, sono arrivata qui al termine del giro e mi avanzano 2 punti, uno che dovrei lavorare qui e uno che dovrei lavorare qui. Adesso saltiamo il punto che ci troviamo a lavorare, quindi non punto qui, vado direttamente a puntare nell'ultima maglia rimasta libera, quindi punto direttamente qui e vado a lavorare l'ultima mezza maglia alta, e quindi vedete che faccio di nuovo una diminuzione e che si crea anche qui verso la fine questa stondatura. La stondatura che ho qui mi si crea anche qui sulla fine. E adesso dobbiamo ripetere lo stesso procedimento per altri 2 giri, quindi andiamo a lavorare sempre tutte le maglie così come si presentano, a eccezione dell'inizio e della fine, dove sempre andiamo a fare una diminuzione per altri 2 giri. Quindi adesso vediamolo subito, io sono qui, volto il lavoro, faccio 2 catenelle che sostituiscono il primo punto, dopodiché dovrei puntare qui, invece vado a puntare nel punto a fianco, in questo. Voilà.
Vedete che la sfondatura prosegue e si crea in questo modo. Adesso lavoreremo di nuovo tutte le maglie così come si presentano fino ad arrivare di nuovo qui, dove salteremo, diciamo, questo punto qui e andremo a lavorare direttamente nell'ultimo. Così per altri due giri, questo è il successivo. Una volta terminati anche questi ultimi due giri, dobbiamo fare un giro di contorno dove andiamo a bordare e a fare una maglia bassa lungo tutti i lati. Quindi io parto subito da questo qui stondato e vado a lavorare due maglie basse per ogni maglia che avevo, vedete? In modo da creare questa sfondatura. In questo modo, adesso sono arrivata qui e proseguo a lavorare una maglia bassa per ogni maglia sul lato lungo. Qui faremo di nuovo questo lavoro che abbiamo appena visto e qui lavoreremo di nuovo una maglia bassa per ogni punto sottostante. Allora, una volta terminata di bordare la nostra manica, possiamo realizzare anche l'altra perché abbiamo terminato, diciamo, la parte sotto della manica e adesso possiamo andare a vedere come unirle qua al nostro corpo della maglia. Allora, come vedete, dobbiamo andarle a sovrapporre in modo che le altezze corrispondano, perché dopodiché, dopo aver attaccato la manica, dovremo puntare con l'altro filo all'interno di tutta la manica e tutta la scollatura della maglia. Quindi dovremo andarlo a riprendere per continuare la nostra lavorazione. Quindi la manica va attaccata in modo così che sia a filo della nostra lavorazione della maglia e come vedete andiamo a sormontare leggermente in modo che la manica sormonti un pochettino come la sto mettendo io. Vedete che qui sormonta un po'. Adesso vi faccio vedere come andarla a cucire, ma vi dico subito che andremo a cucire solo la prima parte, i primi giri dritti che abbiamo lavorato all'uncinetto, quindi i primi tre giri. Tutta la parte che abbiamo fatto stondata, ovvero questa parte qua, resterà scucita libera per permettere il movimento del braccio, che se invece andassimo a fissarla tutta non riusciremo più a muovere completamente il braccio. Per questo lasciamo aperta la parte finale della manica e andiamo a cucire solo i primi tre giri, ovvero la parte che abbiamo lavorato dritta sia davanti che dietro, e poi ripeteremo lo stesso procedimento per l'altra manica. Quindi adesso andiamo di nuovo a prendere un ago e il filato e vi faccio vedere come cucire. Quindi, come vi dicevo, ho preso l'ago, il filo e ho fatto un nodino all'estremità. Partiamo subito, quindi punto qui in cima, punto nel corpo della mia maglia. E poi nella manica, nella parte, diciamo, che vado a sormontare lungo il bordo della manica e vado in questo modo a fermarla facendo dei piccoli punti, così, prendendo sempre le due parti. E voilà, in questo modo ho fissato, vedete, la prima parte della manica e lascio libera tutta la parte, diciamo, stondata, e ho fissato solo la prima parte. Adesso andiamo a far passare il filo in modo da poter poi fare un nodino e tagliare, e ripeteremo lo stesso procedimento dall'altro lato con l'altro pezzettino, della manica. Ok, dopodiché potremo ripetere lo stesso procedimento con l'altra manica direttamente. Dopo aver cucito le maniche, dobbiamo cambiare il filo. Prendiamo la tinta unita, come vi avevo fatto vedere prima, il lilla, e adesso dobbiamo andare a fare la parte superiore della nostra maglia con questo filato. Quindi dobbiamo andare a fare un giro di maglia bassa, giro di maglia bassa che comprende il davanti della maglia, tutto il sopra della manica, il dietro della maglia e di nuovo tutto il giro della manica. Quindi io vado a inserirmi con una maglia bassissima qui, un punto prima di dove ho cucito la manica, e vado a fare una maglia bassissima in questo modo.
Dopodiché vi faccio subito vedere la parte, diciamo, un po' più complicata, che è quella della, appunto, della manica, dove dobbiamo andare a fare sì una maglia bassa per ogni punto, ma vado a prendere assieme sia la manica che la parte di maglia che dove si sovrapponeva, e qui vado a fare un punto basso. Stessa cosa per il punto a fianco, stessa cosa appunto anche per il punto a fianco 3, quattro, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Ho fatto 5 punti prendendo assieme sia la manica che la maglia. Dopodiché proseguo solo più sulla manica, quindi puntando direttamente nei punti della manica, vado a fare una maglia bassa per ogni punto. Vedete? In questo modo. Proseguo facendo tutto il giro della manica fino ad arrivare qui dove la manica finisce, dove di nuovo andremo a lavorare i nostri punti prendendo assieme sia la maglia che la manica, esattamente come abbiamo fatto qui per l'inizio. Vedete che sto lavorando le maglie basse qui sopra. Allora, vedete che qui ho fatto l'altra parte della manica prendendo le due parti, sia della maglia che la manica, esattamente come abbiamo fatto noi all'inizio, e adesso devo proseguire andando a lavorare un punto basso per ogni punto sottostante lungo tutto questa parte della maglia, fino ad arrivare all'altra manica, dove faremo lo stesso identico lavoro che abbiamo fatto in questa, e poi torneremo indietro sull'altro lato lungo fino a congiungerci qui dove abbiamo iniziato. Quindi vedete che io vado a fare una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Questo getterà le basi per poi fare il motivo che adesso vedremo il giro successivo. Quindi proseguo in questo modo a bordare l'intera maglia passando di nuovo anche sulla manica dall'altro lato. Una volta terminato questo giro di maglia bassa, adesso vediamo come andare a fare il secondo giro dove iniziamo un motivo traforato. Allora andiamo a fare una maglia bassa come primo punto. Voilà. Dopodiché dobbiamo saltare 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. Puntiamo nella quinta e andiamo a fare una maglia alta tripla, quindi avvolgiamo il filo 3 volte sull'uncinetto. E dopodiché chiudiamo a gruppi di 2 tutti i gettati che abbiamo. Voilà. A questo punto facciamo 2 catenelle. Nello stesso punto qua andiamo a fare una seconda maglia alta tripla. Poi facciamo di nuovo altre 2 catenelle. Sempre nello stesso punto, quindi puntando sempre nello stesso punto, andiamo a fare una terza maglia alta tripla. 2 catenelle. Andiamo a fare una quarta maglia alta tripla, 2 catenelle, e sempre puntando nello stesso punto andiamo a fare l'ultima, ovvero la quinta maglia alta tripla. Vedete che abbiamo ottenuto questo ventaglio con 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte triple intervallate da gruppi di 2 catenelle. A questo punto saltiamo di nuovo 4 maglie basse di base, 1, 2, 3 e 4. Andiamo nella quinta e facciamo una maglia bassa. In questo modo. Adesso nuovamente saltiamo 4 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e 4. Andremo nella quinta e andremo a fare di nuovo la stessa sequenza, quindi 5 maglie alte triple intervallate da 2 catenelle.
Voilà, ed ecco che abbiamo realizzato il secondo motivo. Adesso di nuovo ripetiamo la sequenza, quindi saltiamo 4 punti di base, puntiamo nella quinta e facciamo una maglia bassa. Saltiamo nuovamente 4 punti di base, punteremo nella quinta maglia e andremo di nuovo a fare un altro ventaglietto. E dobbiamo procedere in questo modo, ripetendo questo motivo, per tutta la, diciamo, la circonferenza della nostra maglia, passando anche sopra le maniche, esattamente su tutti i punti che abbiamo bordato prima con il lilla. Allora, terminato questo giro, iniziamo il successivo. Partiamo facendo 6 catenelle. 6 catenelle perché 5 sostituiscono la prima maglia alta tripla più una. Dopodiché ci spostiamo nel primo spazio che abbiamo qui del motivo ventaglio e andiamo a fare una maglia alta puntando in questo spazio. In questo modo. Dopodiché facciamo 3 catenelle, una maglia bassa sulla maglia alta tripla del motivo, quella al centro, questa qui centrale, di nuovo 3 catenelle e una maglia alta nell'ultimo spazio. In questo modo. Dopodiché facciamo 2 catenelle e dobbiamo ripetere il procedimento. Quindi andiamo nel primo spazio del motivo successivo e facciamo una maglia alta. 3 catenelle, una maglia bassa sulla maglia alta tripla centrale del motivo sottostante, di nuovo 3 catenelle, una maglia alta nell'ultimo spazio del motivo. E abbiamo di nuovo ripetuto questa sequenza che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Quindi adesso faremo di nuovo 2 catenelle per spostarci nel motivo successivo, dove di nuovo faremo una maglia alta seguita da 3 catenelle, una maglia bassa sulla maglia alta tripla centrale del motivo del giro sottostante, 3 catenelle, di nuovo una maglia alta nel foro nell'ultimo spazio, diciamo, del motivo, e 2 catenelle per unirci al motivo a fianco e ripetere questa sequenza, che va ripetuta quindi per tutto questo giro. Allora, una volta arrivati qui al termine del giro, vedete che ho le ultime 3 catenelle e poi dovrei puntare qui per fare una maglia alta, ma invece di puntare qui e fare la maglia alta vado a raccordarmi con una maglia bassissima qui, in modo da chiudere il giro e ricavare l'anello che intervalla i vari motivi. Fatto ciò, siamo pronti per iniziare il giro successivo. Giro successivo che inizia facendo 7 catenelle. 5 catenelle sostituiscono la prima maglia alta tripla e 2 catenelle sono quelle che facevamo già prima nel 2 giri fa, il primo giro che abbiamo fatto, diciamo, di lilla di questo motivo, con vedete che alternavamo una maglia alta tripla, 2 catenelle, una maglia alta tripla, 2 catenelle. Quindi queste sono le 2 catenelle che intervallano la successiva maglia alta tripla che andiamo a fare puntando sempre in questo spazio. Voilà, fatto ciò andiamo a fare, mezzo dove avevamo la maglia bassa, di nuovo andiamo a fare una maglia bassa. Voilà, a questo punto facciamo una catenella e dobbiamo andare a ripetere questo motivo a ventaglio puntando in questo foro che intervalla i 2 motivi, in modo che il motivo a ventaglio venga scambiato, che prima ce l'abbiamo qui, adesso ce l'abbiamo scambiato dall'altra parte. Quindi carico di nuovo il filo sull'uncinetto e parto facendo la prima maglia alta tripla. 2 catenelle, una seconda maglia alta tripla, di nuovo 2 catenelle, una maglia alta tripla, due catenelle, una maglia alta tripla,
le ultime 2 catenelle e l'ultima maglia alta tripla. Voilà, ed ecco che ho il mio motivo a ventaglio, che vedete che rispetto al primo giro è scambiato. Prima ce l'avevo qui, ora ce l'ho qui. Adesso per proseguire dobbiamo andare a fare una maglia bassa dove ho la maglia bassa del giro precedente. Una catenella che mi consente di spostarmi per raggiungere questo foro e di nuovo ripetere il motivo delle maglie alte triple intervallate dalle catenelle. Ora mi sposto di nuovo qui, vado a fare una maglia bassa sulle maglie basse del giro precedente, una catenella e di nuovo vado a ripetere il motivo a ventaglio puntando sempre all'interno di questo foro che si è creato nel giro sottostante, e devo ripetere questo procedimento, diciamo, per tutto questo giro, in modo che si crei questo motivo. Una volta terminato anche questo giro, andiamo a fare l'ultimo giro, che si ripete uguale al secondo giro che abbiamo fatto di questo motivo, ovvero partiamo facendo 6 catenelle, che sono sempre 5 per la maglia alta tripla più una. Ci inseriamo nel primo spazio del motivo del nostro ventaglietto e andiamo a fare una maglia alta. A seguire 3 catenelle, una maglia bassa sulla maglia alta tripla del motivo, quella che sta in centro, diciamo, altre 3 catenelle e una maglia alta nell'ultimo spazio del motivo a ventaglio. 2 catenelle che ci permettono di spostarci direttamente al motivo a ventaglio successivo, dove ripetiamo la stessa cosa, quindi una maglia alta nel primo spazio, 3 catenelle, una maglia bassa sulla maglia alta tripla centrale del motivo, di nuovo 3 catenelle e di nuovo una maglia alta, questa volta nell'ultimo spazio del motivo a ventaglio. 2 catenelle per spostarci al motivo successivo e ripetere questo procedimento. Quindi l'ultimo giro dello scollo della nostra maglia lo andremo a fare in questo modo. Allora, una volta terminato lo scollo, prima di andare a fare ancora le bretelline della maglia, voglio andare a fare un giro di contorno con il cotone fucsia dall'altro lato, col cotone lilla, scusatemi, dall'altro lato della manica. Vado a inserirmi qui dove, diciamo, inizia la parte dritta e non la stondatura della manica, quindi salto i primi punti che sono quelli che abbiamo lasciato non cuciti. Mi inserisco con l'uncinetto e vado a fare un giro di maglia bassa, dove lavoro le maglie così come si presentano e vado a fare un punto basso per ogni punto tutto attorno appunto alla manica. Terminato il giro di maglia bassa, volto il lavoro e faccio 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta. Salto 2 punti, no, salto un punto, scusatemi, un punto di qui dell'inizio, punto nel secondo e vado a fare una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto, una catenella e di nuovo una maglia alta nello stesso punto. In questo modo abbiamo fatto un piccolo ventaglio. Salto 2 maglie basse di base, punto nella terza, quindi salto 1, 2, punto nella terza e ripeto lo stesso motivo, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto, di nuovo una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto. Saltiamo di nuovo 2 maglie di base, punto nella terza
e ripeto il motivo, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto, una catenella e di nuovo una maglia alta. Procedo in questo modo per tutto il giro. Arrivati qui al termine del giro, vedete che ho ancora due punti, uno lo salto, vado nell'ultimo e lavoro una maglia alta, l'ultima di questo giro, dopodiché possiamo staccare il filo e abbiamo terminato di realizzare la nostra bordura della manica. E potete ripetere lo stesso procedimento nell'altra. Adesso vi faccio vedere come realizzare la spallina della nostra maglia. Allora, innanzitutto dobbiamo sempre prendere il filo lilla e per calcolare il punto di inizio dove partiamo la nostra lavorazione dovete prendere come riferimento il punto dove avete cucito la vostra manica, quindi così salite in diagonale, in questo modo vedete che traccio una linea in diagonale e dove arrivo, che nel mio caso è in questo foro, qui farò partire la lavorazione della mia spallina. La spallina andrà lavorata sul davanti della vostra maglia, quindi dove inizieremo adesso a lavorare dovrà essere il davanti della maglia, perché invece sul dietro andremo poi a cucirla e quindi rimarrà un pochettino la costina dell'attaccatura della spallina. Quindi dovete iniziare assolutamente su quello che avete deciso che è il davanti della vostra maglia. La spallina è composta da una sequenza di 4 giri che adesso vedremo assieme e che andranno ripetuti questi 4 giri per 3 volte. Quindi adesso partiamo subito, quindi una volta individuato il punto da cui partire vi inserite facendo una maglia bassa in questo modo e iniziamo subito avviando una sequenza di 8 catenelle. E sempre nello stesso, diciamo, spazio in cui ci siamo inseriti, quindi nel mio caso questo, andiamo a fare una maglia alta tripla. Voilà, in questo modo. Dopodiché andiamo a fare una catenella, una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante, che nel mio caso è qui. Quindi in questo modo, una catenella e nello spazio a fianco, che è questo qui, quello a fianco dove abbiamo lavorato la catenella, andiamo a eseguire un modulo a ventaglio formato da 5 maglie alte triple intervallate da 2 catenelle, come già facevamo prima. Quindi ecco che ho fatto la mia prima maglia alta tripla, 2 catenelle, vado a fare la seconda maglia alta tripla, di nuovo 2 catenelle, terza maglia alta tripla, quinta maglia alta tripla in questo modo. Adesso andiamo a fare una catenella e una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante, che nel mio caso vedete che è questa qua. Questo è il modulo che compone il primo giro. A questo punto facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. Andiamo a fare una maglia bassa subito sopra la maglia bassa del giro precedente, qui a inizio giro. No. Quindi abbiamo fatto una catenella per voltare il lavoro, ne facciamo altre 5 per un totale quindi di 6, 5 più quella di prima. Dopodiché andiamo a fare una maglia alta nel primo spazio del nostro modulo a ventaglio. 3 catenelle,
una maglia bassa sulla maglia alta tripla centrale, 3 catenelle, saltiamo uno spazio e andiamo a fare una maglia alta nello spazio successivo. 2 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa nello spazio successivo. Voilà, 3 catenelle e poi andiamo a fare una maglia bassa sulla quarta catenella di queste 8 che avevamo realizzato, quindi 1, 2, 3, 4, punto qui nella quarta. E chiudo il giro facendo una maglia bassa. Voilà, ed ecco che abbiamo lavorato anche la seconda riga, il secondo giro della nostra spallina. A questo punto, di nuovo una catenella e nuovamente voltiamo il lavoro. Il terzo giro inizia facendo una maglia bassa qui nel primo punto. Una catenella e nello spazio successivo, quindi non questo, ma questo qua, andremo a lavorare un modulo a ventaglio, quindi di nuovo 5 maglie alte triple intervallate da 2 catenelle. Fatto il modulo, facciamo una catenella, una maglia bassa sulla maglia bassa successiva, quindi nel mio caso è questa, una catenella e qui nell'ultimo spazio che ci troviamo, quindi questo qui, dobbiamo andare a realizzare 3 maglie alte triple intervallate da 2 catenelle. Fatto ciò, anche il terzo giro è finito. Una catenella e voltiamo ancora una volta il lavoro. Andiamo a fare per il quarto giro sempre una maglia bassa nel primo punto qui di inizio, seguita da 3 catenelle. Una maglia alta non nello spazio successivo, ma in quello dopo ancora. In questo modo. 2 catenelle. Una maglia alta nel primo spazio del ventaglio, 3 catenelle, una maglia bassa sulla maglia centrale del nostro ventaglio, 3 catenelle, e una maglia bassa. Scusatemi, è una maglia alta tripla sulla maglia bassa che è l'ultimo punto praticamente del giro, ovvero questa. Qui facciamo una maglia alta tripla per portarci la lavorazione a livello. Voilà, ed ecco che abbiamo realizzato i quattro giri. Adesso dovete ripetere questo modulo di questi quattro giri che abbiamo appena visto assieme per altre 3 volte. Terminata la sequenza della spallina, come ultimissima cosa dobbiamo andarla a fissare a maglia bassissima sul retro della maglia, sul dietro. Quindi misuriamo in modo da centrare e che sia nella stessa corrispondenza, diciamo, dell'altro lato. Dopodiché ci inseriamo con l'uncinetto nella maglia dello scollo e uniamo a maglia bassissima. Quindi aggancio una maglia della spallina, una maglia dello scollo, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. In questo modo vado a unire le due parti.
Vedete? In questo modo proseguo così fino ad aver attaccato tutta la spallina. Come ultima cosa per terminare questo progetto, ho deciso di andare a riprendere il motivo dello scollo e andare a fare un bordino qui al fondo. Quindi andiamo a inserirci qui con l'uncinetto su un fianco dove c'è la cucitura, facciamo un primo giro tutto a maglia bassa come avevamo fatto all'inizio per lo scollo e dopodiché riprendiamo i primi due giri che abbiamo lavorato qui, quindi il giro di maglia bassa, un giro di ventaglietti e il giro dopo che diciamo crea la parte dritta che drizza, diciamo, il motivo. E andiamo a ripeterli qui al fondo, quindi non ve li faccio più vedere perché sono gli stessi identici dello scollo. Quindi adesso io andrò a puntare qui con l'uncinetto, come vi ho detto, su il fianco e vado a bordare tutto un giro a maglia bassa. Dopodiché ripeterò i primi due giri che abbiamo fatto nello scollo, il motivo ventaglietto e il modulo successivo della riga dopo. Fatto ciò, abbiamo terminato la nostra maglia.